Ma io credo che i contenuti siano sempre stati molto elevati. Il problema è che la collana degli annali a retina era rimasta molto indietro, per cui il primo punto d'orgoglio è quello di aver pareggiato il volume rispetto all'anno appunto di edizione. Quindi finalmente siamo arrivati a questo ventesimo, che corrisponde al 2012, e il comitato e la redazione sta già lavorando al ventunesimo del 2013, che ovviamente verrà presentato entro l'anno 2013, quello in corso. L'altro aspetto è che questa volta c'è tutta una serie di coincidenze quasi magiche, nel senso che parliamo di Vasari perché sono gli atti del convegno internazionale di Giorgio Vasari che ha aperto internazionalmente l'anno vasariano 2011, perché parliamo di Vasari che è un grande fan, come tutti sanno a questo punto, della Fraternita, perché corrisponde all'aver da parte di Alessandra Baroni rintracciato un disegno tutto sommato importante nel percorso artistico di Giorgio Vasari, perché è legato all'ambiente romano di prima istanza, quando lui va appunto e conosce Paolo Giovio nel 1546, negli anni insomma diciamo del suo massimo momento, il momento apicale della sua diciamo formazione, quindi l'idea delle vite a contatto con questo grande intellettuale comasco che sicuramente gli ha suggerito questa diciamo idea, questa programmazione biografica. E poi coincide con i 750 anni di storia della Fraternita, che celebreremo con tutta una serie di manifestazioni che adesso non ho tempo e non è la sede per elencare, ma che appunto hanno portato anche, e ringrazio a nome dell'ente che rappresento, del magistrato e di tutti appunto, sia il comune che l'istituzione Giosa, ad aver dedicato alla Fraternita la lancia di giugno, nel mese proprio in cui faremo il festeggiamento ufficiale. Allora, questo è solo una scansione di una fotografia del Palazzo della Cancelleria, della sala della sala Farnese di Palazzo della Cancelleria, questa che è interamente realizzata su disegno e firmata anche su da Vasari e collaboratori nel 1546. E diciamo l'abbinamento tra il disegno è l'altro aspetto interessante, perché è emerso. Questo è un disegno, è il disegno della collezione Bartolini, era stato inventariato come disegno ottocentesco, quindi indicazione generica, e invece appunto è emerso chiaramente che la qualità grafica è decisamente di Vasari. È un'anteprima assoluta. Sì, io ho pubblicato poi questo importante su una rivista scientifica, su Master Drawings, e quindi ecco, l'aspetto interessante è che si tratta di un disegno, come si può vedere, a matita nera, su una carta che ha anche una filigrana, ed è una filigrana che è stata repertoriata, quindi si trova nelle carte cinquecentesche usate diciamo intorno al 1550 tanto in Toscana quanto a Roma. In più abbiamo, non bastasse diciamo anche la forte dipendenza, si tratta dello studio di una testa per questa figura allegorica che viene rappresentata con un ornamento costituito appunto da grappoli d'uva, ma non è un bacco bensì una hilaritas, cioè una hilarità, che insieme appunto all'abbondanza e alla pace, alla serenità, sono allegorie che alludono al buon governo, ad uno stato di pace, no? Tema che era caro al cardinale per la decorazione di questa sala, in cui ci sono molti riferimenti storici. L'aspetto importante è anche questo, che si tratta di uno dei rari disegni a matita nera di Vasari di questo periodo. La datazione certa, ripeto, è il 1546, l'identificazione del soggetto lo stesso, perché Vasari, da uomo preciso e scrupoloso qual era, ha lasciato delle indicazioni precise e delle descrizioni dettagliate anche per quello che riguarda le allegorie, per questa rappresentazione, per questa sala, che fu veramente un impegno grandioso, uno dei primi più importanti
dell'artista, e dunque siamo potuti arrivare in modo veramente anche fortunato a questa importantissima scoperta.